Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento delle camminate virtuali. Ringraziamo la RAI e Rossini con il Guglielmo Tell per la sigla iniziale. Abbiamo funzioni, vi racconteremo qualcosina dei posti che vedremo. Quindi faccio partire il video, buona visione a tutti. Qui siamo con il gruppo del CAI di Borgomanero. Agosto qui.
Eccoci, spero che il video vi sia piaciuto. Scusate che sta ripartendo, no? Eccolo. E a questo punto un secondo che metto la presentazione con la cartina, eccoci. E intanto, ecco, sulle note di Strauss, di Così parlò Zarathustra, che era quasi una scelta obbligata tra lui, Wagner e Mozart, ho preferito lui. Ovviamente richiamando anche il film di Kubrick, che spero insomma vi sia piaciuto. E questa sera parliamo quindi, dopo le immagini che avete visto, del parco dei Monti Tauri in Austria. Parco in Austria, ma al confine con l'Italia e che comprende tre regioni dell'Austria. Comprende a nord il Salisburghese, a sud il Tirolo e a est la Carinzia. Se vedete qui il mio mouse, qui sulla, in alto a sinistra, a destra, pardon, vedete il Grossglockner con a sud Karlshamn Grossglockner, che è stato il nostro punto di partenza per tutti i nostri trekking. Venendo verso ovest vedete Matrei, che è il paese principale di questa vallata. Ancora più a sud vedete Linz, che è il punto dove sfocia la Valpusteria e quindi il punto più comodo per entrare dall'Italia e andare verso il Grossglockner. L'altro punto che si può utilizzare, più bello ma meno comodo, è Passo Stalle dalla Valle di Anterselva, qui siamo in Italia, e scendere direttamente verso il Grossglockner. Qui, come vedete, dicevo, siamo in Italia, il confine grosso modo passa, se vedete il mio mouse, qui sopra, su questo spartiacque qui tutto innevato. A ovest, quindi in Italia, c'è il Parco delle Vetrette di Ries, in Val Laurina, e a Casere è dove finisce la strada della Val Laurina, e c'è una bellissima traversata di cui poi vi dirò, che può arrivare qui in Austria, nel Parco degli Alti Tauri. Arriva di Tours anche, finisce la strada e si può svalicare con un'escursione molto bella, molto facile, sostanzialmente seguendo anche una strada bianca se si vuole, in questa valle meravigliosa che è la Arntal, che poi scende verso la valle che porta a Passo Stalle. Questo è per dare una inquadratura generale. L'ultima cosa che vi dico sempre come inquadratura generale, oltre a Grossglockner, che è la montagna più alta dell'Austria, 3.800 metri più o meno, c'è anche qui leggermente a ovest il Grossvenediger, 3.650-3.660, che fa parte sempre del parco e che fa parte anche degli itinerari che poi vi presenterò. Ok, ecco, oggi vi parlerò quindi di tre itinerari principalmente. Il primo itinerario è questo qui che vedete un po' dettagliato nella sinistra e nella destra con questa cartina. È praticamente un trekking ad anello, un grande classico della zona, se vogliamo dire così. È una sorta di altavia che fa tutto l'anello intero del Grossglockner. È un percorso che personalmente ho fatto in parte, poi vi dirò perché, alcuni anni fa con il Cariburgo Manero, che era quel gruppo che avete visto in quella foto molto bella, molto bucolica, molto verde. Si tratta di un trekking, per definizione impegnativo, essendo un itinerante. È un itinerante che, richiede almeno 6 giorni, più un paio di viaggio, infatti ho messo fino a 9 giorni. Ovviamente, cioè, ovviamente no, è possibile interromperlo in alcuni posti per ridurlo e quindi invece di fare l'anello fare una traversata o fare un semicerchio. La durata delle escursioni varia dalle 5 alle 7 ore. Il primo giorno c'è la salita in quota, quindi sono 1500 metri di salita. Gli altri giorni si varia intorno ai 1000, 100 metri in più, 100 metri in meno. Anche tecnicamente non è banale perché comunque richiede quasi sempre l'uso dei ramponcini per passare su dei nevai abbastanza duri. E generalmente lo si fa in senso antiorario, quindi da Karlshamn Grossglockner ci si muove verso destra, si arriva qui tutto a est del Grossglockner dove arriva la strada panoramica del Grossglockner, una strada panoramica a pedaggio.
e poi si scende verso nord, verso la valle di Ferleiten, e poi si passa tutto a sud, tutto a ovest, in questa zona dei laghi, per tornare giù in questa valle molto bucolica, verso Karlshamn-Grossglockner. È l'unico delle tre proposte che vi dirò dove si vede veramente bene e da vicino la vetta del Grossglockner, perché la vetta del Grossglockner si vede bene da est e da nord. L'unica cosa che, visto che il viaggio da Milano è già abbastanza lungo, e poi c'è sempre la strada a pedaggio sia a destra sia a sinistra, perché a destra è quella che porta poi al balcone panoramico sul Grossglockner, a sinistra c'è un tunnel molto costoso, ci siamo sempre fermati a Cals. Comunque anche da Cals ci sono trekking meravigliosi. Ecco, questo è il primo giro, quindi alcune immagini. Vedete, il gruppo del CAI era insomma un gruppo abbastanza grosso, comunque erano tutti buoni camminatori e abbiamo fatto qualche migliaio di metri di dislivello nei 4 giorni che siamo riusciti a camminare. Ecco perché, come avete visto anche dalla presentazione, purtroppo anche se era la settimana di Ferragosto, nel Grossglockner e nel Grossvenediger il tempo può cambiare abbastanza velocemente e abbiamo preso una bufera di neve. Quindi noi siamo partiti con quelle immagini bucoliche che avete appena visto. Il giorno dopo ci siamo ritrovati in queste condizioni. Questo è l'arrivo di un rifugio che in realtà non era nemmeno messo in programma, ma è stata un po' una tappa di ripiego prima di rinunciare del tutto, perché praticamente abbiamo dovuto rinunciare alla quarta tappa. E il giorno dopo invece il tempo era così. Questa, vi dico, non è una mia fotografia perché io quando sono arrivato qui non ho trovato questo tempo. Comunque l'arrivo della strada panoramica che porta al belvedere del Grossglockner e quello che vedete in fondo a sinistra è la cima vera e propria. È un posto meraviglioso, è un posto che già vi dà un'idea anche della morfologia e della geologia della zona, su cui comunque poi torneremo, con questa lingua glaciale che 10.000 anni fa veniva giù per 40-50 km. Questo invece è come ho visto io, più o meno dallo stesso punto, la cima del Grossglockner. Quindi vi rendete conto che insomma l'impatto scenografico è stato un pochino diverso. L'emozione c'è sempre comunque, perché comunque in montagna, quando si è comunque in sicurezza, la bellezza è sempre tanta e quindi fa piacere qualunque tipo di panorama. Però ovviamente, diciamo, i colori sono tutt'altra cosa. Ecco, il giorno dopo ancora, questo è il tempo che noi abbiamo trovato. Quindi, come potete vedere, nel giro di 48 ore siamo passati dall'estate al pieno inverno e siamo ritornati in estate. Ovviamente poi qui, che eravamo ormai scesi nella valle di Ferleiten, stavamo tutto a nord. Ci siamo comunque dovuti fermare perché avremmo dovuto fare un passo a 2800 metri, che a quel punto era tutto coperto di neve e di ghiaccio. Non avevamo con noi piccozza, ramponi, corde né niente, perché doveva essere un trek estivo e molto verdeggiante, e quindi abbiamo dovuto fare altre scelte. Il secondo trekking invece, che di cui adesso vi farò vedere qualche fotografia, è quello che abbiamo fatto, se non ricordo male, 2 o 3 anni fa, residenziale a Karlshamn-Grossglockner, viaggiando, camminando sia nella zona del Grossglockner sia nella zona del Grossvenediger. Infatti, se vedete qui mappa, nella carta, avete sia la parte cerchiata rossa a est, sia la parte cerchiata rossa a ovest sotto il Grossvenediger. Questa valle che vedete da Matrei, che va tutto verso ovest, è la Virgenthal, che è un'altra delle tanti valli che ci sono nella zona, veramente meravigliose. Lì veramente tutto molto verde, tutto molto bucolico e da un punto di vista paesaggistico affascinante. Ecco, qui il tempo è stato sicuramente più clemente, non abbiamo preso la neve, anche se comunque, come vedete, il tempo è sempre a volte nuvoloso, a volte incerto. Iniziamo un pochino ad ammirare i panorami tipici della zona del Grossglockner e Grossvenediger.
quindi pendii ripidi, montagne di roccia rotta, sfasciata, intervallati da questi valli glaciali ad U. Ecco, qui vedete proprio dietro la tipico vallone a semicerchio che è presente nel parco del Grossglockner, e davanti invece vedete questa roccia tutta piegata da movimenti tettonici. Vi dico che la roccia prevalente di tutto il massiccio, sia del Grossglockner che del Grossvenediger, è un gneiss di origine magmatica, quindi in origine era un granito che poi per terremoti sostanzialmente ha trasformato la sua consistenza chimica e si è trasformato in gneiss. Ovviamente poi su tutto questo lavorio tettonico che è venuto nel corso di decine di milioni di anni, ha lavorato soprattutto la morfologia dei ghiacciai, in particolare quello di Burma che è finito 10.000 anni fa, che ha modellato queste valli a U immense, lunghe, come vi ho fatto vedere prima, anche 40-50 km. Quindi avete un altro esempio su questa valle che passa a destra. E diciamo, ha modellato questo paesaggio, lasciando tra l'altro anche in ricordo, oltre ovviamente i ghiacciai che anche qui si stanno riducendo tantissimo. Questa è l'ennesima valle glaciale e giù in fondo questo ghiacciaietto o quello che rimane. Dicevo, lasciando in eredità, oltre a questo che rimane dei ghiacciai, anche dei torrenti che poi hanno formato cose di cui parlerò dopo. Qui si vede molto bene la morena frontale davanti al ghiacciaio, ancora tutta libera dal prato rispetto invece alla parte sottostante che è già tutta coperta dal prato, addirittura dal bosco. Questo significa che questa morena è stata lasciata in posto veramente da poco tempo, probabilmente nemmeno pochi decenni. Ecco, questo inizia a essere poi invece la zona del Grossvenediger, da un punto di vista della morfologia del paesaggio abbastanza simile, e qui possiamo iniziare a vedere intanto qualche ghiacciaio in più, o comunque qualche ghiacciaio un pochino più esteso, cosa che a Karlshamn Grossglockner non abbiamo visto tanto perché i ghiacciai stanno per lo più sul versante opposto, mentre invece qui sono un pochino più vicini ai percorsi che si fanno a piedi. Infatti, ecco, vedete, qui al fondo a sinistra c'è l'Italia, invece il Grossvenediger vero e proprio è nascosto dalle cime che si trovano sulla destra. Ecco, questo è quello che un po' vi dicevo dell'ascito ulteriore delle glaciazioni quando sono finite, sono terminate. Abbiamo visto delle grosse valli ad U. Qui adesso invece vediamo valli ad U, ovviamente dovute al ghiacciaio che ha scavato. Vediamo queste vallette visibili benissimo, soprattutto a sinistra, a V, tipicamente formate dall'erosione causata dai torrenti e dall'acqua. Quindi, una volta che il ghiacciaio ha fatto il suo lavoro, lasciato la sua valle a U, inizia a far scolare acqua che inizia a scavare, su quella valle a U si determinano queste vallette molto strette a forma di V, con tantissime cascatelle anche qui a salti. Se vedete sulla foto a sinistra, qui c'è un sentiero che percorre questa valletta U, è stato ovviamente scavato in maniera artificiale per puro scopo turistico, e ogni tanto si entra anche in delle gallerie che sbucano fuori poi sul fondovalle. Ecco, questa è Tiziana, e qui adesso noi faremo un tentativo di collegarci con Tiziana. Darò a tutti la possibilità di attivare l'audio. Mi raccomando, l'unica che lo deve attivare in questo momento è Tiziana. Volevamo fare questa prova per dare a tutti voi intanto la possibilità di vedere una persona diversa dal sottoscritto e quindi vedere che anche altre persone fanno parte dell'associazione e vengono a camminare, e poi anche per sentire da una dei partecipanti del trekking residenziale, per questo che la sto
cercando di far collegare in questo momento, una testimonianza di persona sulle sue impressioni, che spero buone, del trekking che abbiamo fatto. Non so se, Tiziana, sei riuscita a collegarti? Sì. Ciao Perfetto. Paolo, mi senti? Perfettamente, spero che tutti ti sentano Ciao e ti a tutti. lascio volentieri la parola. Ma allora, io cosa posso aggiungere? Diciamo che la mia è veramente una testimonianza è autentica, nel senso è anche, diciamo, ancora viva, sebbene siano passati 2 anni. Un po' perché queste foto, queste immagini l'hanno, come dire, riportata alla mente. E un po' perché è stato davvero un trekking bellissimo. E lo dico con sincerità e con, cioè, è stato per me uno dei primi così lunghi, anche molto impegnativi, come tutti i trekking di Paolo. Anche lui ha sottolineato che ci sono dei pendii piuttosto ripidi ed in effetti i percorsi che abbiamo, le escursioni che abbiamo fatto giornalmente sono state sempre piuttosto impegnative. Però l'aspetto bello è che comunque c'era sempre la possibilità per chi non riusciva, per qualsiasi ragione o per pigrizia, perché era stanco, perché insomma, non riuscivo ad affrontare tutto il percorso di avere diciamo, una via di fuga, un'alternativa che Paolo ci proponeva sempre. Quindi devo dire che l'aspetto più bello di questo trekking è stato il paesaggio in primis, perché offre davvero gli itinerari davvero regalano degli scenari incantevoli, raramente ne ho visti di più belli. E, per quanto mi riguarda, sono rimasta entusiasta, quindi oltre che dal panorama, anche dalla fauna che abbiamo incontrato. Abbiamo visto tantissimi animali, tra marmotte, cerbiatti, stambecchi, camosci, abbiamo visto tutto, ma la cosa più bella, l'episodio più bello è stato una mattina che ci allontanavamo dall'albergo per raggiungere il sentiero e 3 cerbiatti sono usciti dal bosco e si sono quasi avvicinati a salutarci e poi sono rientrati nel bosco. Quindi è stato un momento abbastanza, insomma, molto emozionante. E, oltre, diciamo, all'aspetto che ha descritto sicuramente meglio di me Paolo, cioè l'aspetto interessante dal punto di vista appunto del paesaggio, è stato molto bello anche la logistica, insomma, tutta la sistemazione che abbiamo avuto in un bellissimo albergo che ci coccolava, ci accoglieva al rientro dalle escursioni con una merenda dolce e salata, insomma. È stato veramente curato nei dettagli e soprattutto secondo me è stato davvero una bellissima vacanza in tutti i sensi. Era bello il gruppo, era bello il posto, era bella anche la sistemazione, per cui direi che non c'è stato nulla, diciamo, è stato tutto bellissimo. Io adoro l'Austria, ci ritornerei volentieri, quindi se Paolo rimetterà in programma questo itinerario, io sicuramente mi iscriverò. Ecco, faremo un Glossglockner bis. Ok, grazie Tiziana per questa testimonianza e allora sicuramente Grazie faremo a un voi. Glossglockner bis, magari un pochino più impegnativo per i rifugi che adesso ormai sei in grado di fare. Sì, beh, all'epoca non riuscivo perché ero proprio, diciamo, come dire, novella ancora, però adesso potrei anche pensarci, sì, ad uno itinerante, sì. Ok, allora niente, ringraziamo Tiziana e adesso Grazie a voi. le rimetto la presentazione e continuiamo con il resto del programma. Allora, quindi qui ancora una volta Tiziana che cammina su questo strapiombo creato dal torrente e andiamo avanti. Ok.
E arriviamo alla terza proposta di trekking. Questa qui vi dico, non l'abbiamo mai realizzata così come ve la sto facendo vedere. Ne conosciamo alcuni tratti perché alcuni tratti sono quelli che abbiamo fatto nel trekking residenziale di cui vi parlava anche Tiziana e che fanno riferimento alla valle della Virgin Tal. Una tappa invece, fra l'altro meravigliosa, quella che sale da Casere al Lenkijoch Hütte, sì, i nomi in tedesco sono sempre abbastanza brutti. L'abbiamo fatta una volta che abbiamo fatto una settimana di trekking residenziale, sempre 2 anni fa forse, nel parco delle vetrette di Ries, quindi siamo andati anche in fondo alla Valle Aurina a fare questo giro d'anello. Si tratta non di un anello né di un residenziale, ma di una traversata, partendo quindi dal fondovalle della Valle Aurina, quindi da Casere, dormendo a questo rifugio dal brutto nome, Lenkijoch Hütte, che è ancora in Italia, scavallando a passo, che è un nome in tedesco impronunciabile, e si scende verso la Clara Jutte nella zona del Gross Venediger. E da lì si prende un'altra via del Gross Venediger fino ad arrivare a Matrei oppure a Virgen. In funzione poi della stanchezza, dei giorni a disposizione, eccetera, eccetera, si potrebbe anche immaginare un trasferimento a Karlshamn Grossglockner per un paio di giorni in questa zona che comunque è meravigliosa. Questo qui a me è un trekking che attira tantissimo perché piace l'idea della traversata, che dà proprio l'idea del viaggio, dall'idea del passare da un paese all'altro, anche se un passaggio puramente politico, perché culturalmente parliamo sempre di mondo austriaco-tedesco, però comunque politicamente qui c'è proprio una caserma della finanza, che ormai ovviamente non è più utilizzata. Questa idea del viaggio e della traversata mi ha sempre affascinato. Ecco, questa è la salita alla Lenkijoch Hütte, in una valle, la Valle Rossa, Rottal, se non ricordo male in tedesco, che è veramente stupenda. Si cammina da un laghetto all'altro, da piccoli laghetti molto piccoli e niente di particolare, in questa valle tutta terrazzata, anche qui dovuto a motivi geologici, circondati da queste montagne con questi ghiacciai veramente fantastici. Ecco, questo è il paesaggio tipico che si ha arrivando alla Lenkijoch Hütte. E questo è il rifugio. Da qui ci sono anche ovviamente diverse ascensioni alpinistiche che a noi non ci riguardano. Una va in un rifugio che poi vi farò vedere perché passeremo arrivandoci per un'altra strada e da cui poi volendo si potrebbe salire anche in vetta al Gross Venediger. Ovviamente si tratta di itinerari che però richiedono piccozza in brago, ramponi, eccetera, eccetera, e guida alpina. Qui abbiamo svalicato, siamo in Austria, non solo culturalmente ma anche politicamente, nella valle che porta al Clara Jutte, che è questo qui. Questo è, vi dico subito, una foto, questa qua non mia, perché purtroppo le mie foto della Clara Jutte, non so perché, erano veramente tutte oscene. Allora ne ho trovata un'altra così. Dalla Clara Jutte si sale a un altro posto veramente incantato che è l'Essener Jutte, alle cui spalle c'è questo laghetto che non so se Tiziana se lo ricorda, ma ci siamo arrivati anche facendo il residenziale sul Grossglockner. E questo è l'Essener Jutte. Ci sono anche i giochi per chi ha ancora voglia dopo 7 ore di cammino di giocare. E quindi è un posto sicuramente che merita di passarci una notte. Qui iniziamo, scusate, dall'Essener Jutte, come vedete non ho più messo fotografie, perché inizia il tratto che in realtà non abbiamo fatto e che mi piacerebbe andare a scoprire in un prossimo programma insieme a, non dico a tutti voi perché siete troppi, però insieme a chi di voi potrà essere interessato. Si tratterà di fare un'altra via sotto la cima del Gross Venediger, passando per il rifugio Ioannis e il rifugio Eissesee.
dal rifugio Aizze si scende poi giù comodamente nella Virgintal e da lì poi ci si organizza con dei transfer privati per tornare a prendere le macchine in Val Laurina o comunque per tornare a casa. Ecco, sui viaggi, questa è una cosa che nelle altre presentazioni non l'ho detto prima, perché ovviamente a Minorca ci si arriva in aereo e quindi non ha senso quello che sto per dire. Per il Gran Sasso, perché non ci ho pensato a dirlo, onestamente. Quando noi facciamo questi viaggi un pochino lunghi, con la macchina, perché stiamo sempre parlando di viaggi che durano 5, anche 6 ore con il traffico, facciamo sempre delle soste sia in andata sia al ritorno, soprattutto se stiamo parlando di viaggi di trekking residenziali, perché ovviamente se c'è un trekking itinerante dove bisogna salire al rifugio, i tempi sono diversi, le esigenze sono diverse. Quindi, tipicamente, quando abbiamo fatto il Grossglockner, ma anche la Valle Aurina, che è più o meno come strada in auto per molto tratti coincide, ci fermiamo in andata sempre in Valpusteria, che offre un'infinità di posti dove camminare da 5 minuti a 12 ore, quindi dalla Val di Fundres ai Tre Cime di Lavaredo, al Lago di Dobbiaco, che vi faccio vedere qui, alla Grotta Rossa che è quella lì dietro, al Strudelspitz da dove si vedono forse il panorama più bello sulle Tre Cime di Lavaredo e così via. Al ritorno invece, molto spesso ci si ferma invece all'abbazia di Novacella, che è vicino a Bressanone. Qui in realtà non è che si fa un vero e proprio trekking, ma si fa una visita a un bellissimo sito culturale, che è questa abbazia con annessa enoteca e rivendita anche di liquori, vicino alla cittadina di Bressanone. Si può anche, volendo, visitare Bressanone, in base ovviamente ai tempi che si hanno a disposizione, oppure se si ha ancora forza e voglia. La Valpusteria, come dicevo, offre veramente tutto di più per fare anche delle altre escursioni. A questo punto, prima di passare a quest'ultima diapositiva, visto che prima è riuscito bene, cerchiamo di fare una seconda collegamento con amici che sono all'ascolto e se riesco. Non so perché, eccolo. E se riesco a questo punto vorrei chiamare Giancarlo, che è un altro dei nostri accompagnatori dell'associazione. Quindi Giancarlo, se mi senti, attiva audio e telecamera. Ok, Ti sento. ti vediamo tutti. Quindi velocemente lascio la parola qualche minuto a Giancarlo, 2 minuti a Giancarlo, non di più, perché poi attiveremo tutti quanti la telecamera per la foto di gruppo fatta da Elisa, che intanto ringrazio anticipatamente perché da dietro le quinte gestisce tutto. E poi vi dirò sull'ultima slide le ultime cose. Giancarlo, hai 90 secondi. Ciao a tutti, io sono Giancarlo, una guida di sentierando, credo che qualcuno di voi mi conosca, non spesso sono a Milano perché io vivo in Valtellina e quindi copro quasi sempre la zona, diciamo, Valtellina, Valchiavenna, Svizzera, diciamo questa è la mia zona di solito di competenza, amo moltissimo seguire, diciamo, esplorare le vie storiche che in queste valli sono numerose, è una cosa che mi interessa in modo particolare. E anche direi spesso vado a cercare itinerari nuovi, diciamo, valli poco frequentate, poco conosciute, soprattutto in Val Chiavenna, che offre una quantità di escursioni, di trekking, notevoli e poco frequentate. Diciamo quest'estate poi chiudo, abbiamo fatto una bellissima traversata, sempre con Sentierando, abbiamo fatto una bellissima traversata da Tusis a Chiavenna, una traversata di 6 giorni che ripercorre una storica, appunto la Via Spluga, una storica via di accesso dal nord Europa diciamo, alla pianura padana. Mi auguro, diciamo, speriamo che la cosa qui, che questo lockdown finisca presto e vedrò di organizzare magari delle escursioni
Lago di Como, Valchiavenne, quello è quello che si potrà fare, diciamo, nel prossimo inverno, insomma. Saluti a tutti e grazie. Giancarlo, grazie. Allora, torniamo velocemente all'ultima slide prima della fotografia. Allora, l'ultima slide è l'appuntamento alla settimana prossima, che vi dico sarà l'ultima di questa serie di appuntamenti con queste camminate virtuali e alternando settimane un pochino impegnative a settimane un pochino più tranquille, la settimana prossima la faremo tranquilla in Bretagna, mangiando ostriche e osservando il fenomeno della